Vecchio. Achille. Che c'è? Achille se n'è andato. Mi dispiace tanto. È morto in pace e con dignità. Vuoi un funerale? Sì. Prepara qualcosa di adeguato. Io mi occuperò della tomba. Puoi radunare tutti? Connor, se leggi queste parole, significa che non sono riuscito a dirti addio e non ho trovato il momento giusto. Ti lascio la mia terra e tutte le sue risorse. So che hai compreso come questo luogo abbia assunto un grande significato. Una comunità che serva da esempio per ciò che questa nazione potrebbe diventare. Ma più diventerà grande e forte, più sarà fragile e difficile da difendere. Spero che i tuoi amici che stanno contribuendo alla nascita di questo paese lo capiscano. La tua incrollabile tenacia e la tua onestà ti hanno assegnato un pesante fardello che nessun uomo dovrebbe portare. Ma se c'è qualcuno in grado di farlo, sei tu. Hai dato a un vecchio la speranza che non tutto è perduto. E te ne sono grato. Ti chiedo di seppellire le mie ossa sulla collina accanto all'acqua. Non vi è altro luogo in terra dove vorrei riposare. Sono felice di averti conosciuto. So che guiderai questa terra e la sua gente verso un futuro migliore. Il tuo confratello. Le preghiere non sono adatte a questa occasione. Achille non era un uomo di Dio. Comunque non del mio Dio. Ma credeva in una forza che ci guida. E ora riposa in pace. Dobbiamo esserne lieti. Seppelliamo il suo corpo qui, sul colle dove ha trascorso la sua degna e onorabile vita. Perché sia ancora quella presenza confortante. Il vecchio sulla collina che tutti noi abbiamo amato. Ognuno di voi ha avuto a che fare con lui e ne ha ricordi unici. E vi imploro di tornare qui quando vi sembrerà opportuno per condividere tali ricordi con gli alberi e le acque. Achille, ci mancherai, ma sarai sempre con noi. Va pure, vecchio, dove la tua anima finalmente avrà riposo. Sarai fiero di me, vecchio.